Siamo con Elsa Fornero, sarà lei a chiudere il Future Forum edizione 2017. A lei chiediamo come si può fare per migliorare, insomma, la situazione lavorativa, soprattutto dei giovani. Guardi, la transizione che stiamo vivendo è molto difficile. Non ci sono ricette facili. Credo che quella strada di riforme che il paese ha imboccato e che qualche volta è interpretata soltanto in modo negativo, sia però quella corretta, cioè bisogna dare flessibilità, bisogna dare protezione sociale per quelli che non hanno occasione, bisogna dare formazione. Mi pare che in queste regioni la formazione sia da sempre considerata molto importante, anche la formazione professionale che aiuta i giovani che oggi sempre più spesso sono soli nella loro ricerca di lavoro e anche nella costruzione di un lavoro. Quindi bisogna agire su molti fronti, non ultima anche la politica macroeconomica e quella che possiamo richiedere in Europa, e perciò io credo che ci sia lavoro per tutti, per le istituzioni, per nazionali, per le istituzioni locali, per la scuola, per il mondo anche del lavoro, le associazioni imprenditoriali. Se c'è un po' più di coesione, io credo che si possa imboccare una strada che porterà anche un po' più di lavoro. Ma agli ospiti del Future Forum chiediamo la loro parola del futuro. Qual è la sua parola del futuro? La mia parola del futuro è, e non può essere diverso, speranza. Bisogna aiutare a ricostruire una speranza e riuscire a togliere quella cappa di negatività che da troppo tempo, pervade il nostro paese. Ma si può costruire la speranza, ci sono anche molti buoni messaggi che oggi vengono dati. Certamente ci vuole, per generare la speranza, ci vuole coesione. Quindi bisogna che quelli che hanno privilegi siano disposti a ridurli o addirittura a cancellarli, e bisogna che quelli che sono rimasti indietro trovino una maggiore solidarietà all'interno del nostro paese.